Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi realizziamo insieme questa nuova pallina, la terza amigurumi, un mercuriale per l'albero di Natale. Quindi ne ho già realizzate altre due, questa è la terza e poi ce ne sarà un'ultima, la quarta, che sarà un pinguino. Oggi vi presento colui che è un pupazzo di neve barra bambino, quello che più vi piace e adesso vi farò vedere appunto come realizzarlo. Per realizzare questi mercuriali natalizi ci occorre innanzitutto una pallina di polistirolo, io uso un calibro 70 che andremo a rivestire di un color molto chiaro, io la rivesto col color panna. Poi ci servirà della lana rossa con cui andremo a fare il cappello, due perline nere che serviranno per gli occhi e un pompon. Un pompon, vedete, io l'ho già fatto, vi lascio in descrizione il link del video dove spiego come si fanno e poi un uncinetto numero 3,5 con cui andremo appunto a lavorare la nostra pallina amigurumi. Come potete vedere io la pallina l'ho già rivestita e in questo video non ve lo faccio più vedere perché nella prima puntata dei tutorial dedicati al Natale ho fatto vedere come rivestire appunto la pallina spiegandolo passo passo, quindi non lo ripeterei tutti i video. Vi lascio in descrizione il link del primo video che ho realizzato della pallina biscottino e il procedimento è lo stesso, cambiate solo il colore, quindi lì andate a vedere come si riveste la pallina. Ok, quindi la prima parte del tutorial, se non avete ancora guardato il video appunto dell'altro mercuriale natalizio, guardatelo e lì troverete come rivestire la pallina. Adesso partiamo subito realizzando un cappellino. Per fare il nostro cappellino prendiamo il filo rosso e iniziamo avviando 40 catenelle. Una volta realizzate tutte e 40 le nostre catenelle, andiamo a chiuderle a cerchio con una maglia bassissima. Voilà! Adesso realizziamo 3 giri di maglia bassa sopra queste 40 catenelle. Quindi partiamo. E per ogni punto, per ogni catenella sottostante, andiamo a lavorare una maglia bassa. E proseguiamo così per 3 giri. Lavorati 3 giri di maglia bassa, nel giro successivo andiamo a lavorare 7 maglie basse e nell'ottavo punto una diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e adesso andiamo a prendere una maglia senza chiuderla, ne prendiamo anche un'altra e le chiudiamo assieme. In questo modo abbiamo fatto una diminuzione nell'ottavo punto. E adesso ripartiamo a calcolarne altre 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. E adesso di nuovo qui diminuisco. E proseguiamo così per tutto questo giro. Nel giro successivo invece andiamo a lavorare 6 maglie basse e nel settimo diminuiamo. E adesso facciamo una diminuzione. Voilà! Di nuovo 6 maglie basse, una diminuzione e così via per tutto il restante giro.
Terminato anche questo giro, andiamo avanti. Nel prossimo faremo solo 5 maglie basse e nel sesto punto una diminuzione. 5 e adesso diminuisco. E ripeto il procedimento per tutto questo giro. Ora, come potete vedere, il nostro cappellino già si è stretto leggermente. Adesso lavoriamo 2 giri senza diminuire, solo così per ogni punto andiamo a lavorare una maglia bassa senza né aumentare né diminuire, in questo modo per 2 giri lavoriamo i punti così come si presentano. A questo punto facciamo 4 maglie basse e una diminuzione nel quinto punto. 1, 2, 3, 4 e una diminuzione. E ripeto questo procedimento per tutto il giro. Adesso di nuovo per 2 giri andiamo a lavorare i punti così come si presentano, senza né aumentare né diminuire. Quindi 2 giri di maglia bassa, lavorando tutti i punti che abbiamo. Arrivati a questo punto dobbiamo ancora fare 2 giri di diminuzioni. Questo qua che stiamo per iniziare, che faremo 3 maglie basse e nella quarta faremo una diminuzione, e il giro successivo dove invece faremo 2 maglie basse e nel terzo punto una diminuzione. Quindi questo è il giro dove facciamo 3 e nel quarto una diminuzione. E il prossimo invece faremo solo più 2 maglie basse e una diminuzione. Proseguiamo così per questi 2 giri. Adesso, fatti anche questi 2 giri, arrivato a questo punto, dobbiamo crescere per allungarci un pochettino in modo che sembri un cappello quasi da gnometto. Quindi andiamo a lavorare 6 giri di maglia bassa, così come coi punti che abbiamo, senza più diminuire. Quindi per 6 giri lavoriamo le maglie così come si presentano. Una volta realizzati anche questi 6 giri ed essere saliti in questo modo che abbiamo una specie di imbuto, adesso andiamo a chiudere il nostro cappellino e quindi prendiamo insieme 2 maglie basse e le uniamo. Così, poi di nuovo 2 maglie basse, così, e le uniamo fino a non avere più maglie. Fino a chiudere del tutto il nostro cappellino. Vedete che così poco per volta il nostro foro si sta chiudendo e continuiamo a lavorare le nostre maglie 2x2 unendole assieme fino appunto a chiudere definitivamente il cappello. Quando l'avremo chiuso bisognerà andarci a cucire qua in punta il pompon, che abbiamo già fatto, e vi ricordo che in descrizione trovate il link dell'altro tutorial dove insegno a farli. Una volta chiuso il cappello dobbiamo andare a prendere il filato chiaro, bianco, panna, quello che volete, perché, e quindi prendiamo il nostro filo chiaro, ci inseriamo in un punto qui della base del nostro cappellino e andiamo a lavorare una serie di 2/3 giri di maglia bassa in modo che gli resti il bordino bianco. Vedete, in questo modo. Quindi io direi di fare 3 giri circa per ottenere il bordino del nostro cappellino. Guardate, ho terminato il cappellino, gli ho fatto il bordino attorno e dopo gli ho fissato il pompon, e adesso poi andremo a piegarlo e a fissarlo in questa posizione. Quindi per quanto riguarda il nostro pupazzo di neve, che è semplice semplice, andiamo a fissargli il berretto. Allora io glielo voglio mettere un pochettino storto,
in questo modo, quindi non perfettamente dritto ma un pochino storto, e poi vado a fissarlo facendo passare la colla sotto a, in questo modo dove io voglio andarlo a posizionare, poi premo un pochettino in modo che aderisca, giro la mia pallina e faccio la stessa cosa, quindi vedete che sto andando a mettere la colla qui sotto il bordino del cappello dove io voglio fissarlo. Così. Dopodiché abbiamo qui un ciuffetto che io voglio fissare così in basso, in basso, in basso, quindi vado a mettere un po' di colla giù qua e dopo premo e faccio aderire il mio cappello. Voilà. E adesso vado a incollare gli occhietti nella posizione che io desidero, quindi vado a mettere due gocce di colla dove io voglio che ci siano gli occhi, poi prendo le mie due perline nere e gliele vado a mettere sopra. Così. Guardate, questo doveva essere il nostro pupazzino di neve e adesso però, visto così, non dice granché, ma adesso andiamo a truccarlo. Allora, gli facciamo le guanciotte, invece di farle rotonde, a lui gli faccio un po' gli sberleffi, gli faccio i baffetti, guardate, proprio un po' così. Così. E dall'altra parte. Sto usando del fard. Voilà. E poi dopo volevo andargli a fare la bocca a O e vado sempre a farla con i cosmetici, quindi adesso prenderò dell'ombretto grigio e vado a disegnare la O della boccuccia e magari sempre attorno un po' di rosa. In modo che venga il più carino possibile. Sembra che canti, ecco. Gli diamo ancora un po' più di colorito. Così. E se volete potete ancora fargli il naso a carotina, oppure potete lasciarlo così e può essere sia un pupazzo di neve sia un bambino molto tenero, in questo modo. Si potrebbe anche fare il naso arancione. Quindi guardate, questo è il risultato finale. Abbiamo finito di truccare anche il nostro pupazzo di neve, gli abbiamo attaccato il cappello. Se vogliamo fargli un gancetto per appenderlo, basta fare qua una decina di catenelle e poi andarle o a cucire o di nuovo a incollare in modo che si formi un piccolo gancio. E questo è quanto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti. Io vi mando un bacione enorme e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!